Buonasera e benvenuti a tutti alla serata di sabato 15 dicembre 2018 per l'apertura dell'ottava mostra di arte presepiale a Castellammare di Stabia. Quest'anno in anteprima assoluta, Libero Ricercatore presenta l'evento nell'evento che ha caratterizzato la mostra del 2018. Nella grande rassegna di presepi artistici composti da vari maestri artigiani stabiesi e non, spicca per particolare originalità la sezione interamente dedicata al grande drammaturgo e poeta Raffaele Viviani. La proposta inclusa nel cartellone Cantieri Viviani è frutto di una collaborazione avviata per l'occasione con l'Associazione Stabiese dell'Arte e del Presepe, presieduta da Massimiliano Greco, con il coinvolgimento in esclusiva di Libero Ricercatore per la promozione sul web. Massimiliano Greco, il presidente dell'Associazione Stabiese dell'Arte del Presepe. E questa sera qua si sta inaugurando un'iniziativa particolarmente interessante e importante che si fa negli ultimi giorni del 130° anniversario della nascita di Raffaele Viviani. Questa iniziativa ha fatto sì che Massimiliano e la sua associazione cogliessero uno spunto importante, un po' per le celebrazioni, un po' perché da 2 anni a Castellammare si tiene il progetto speciale della Regione Campania che si chiama Cantieri Viviani. Allora insieme ci siamo inventati come è possibile creare una sinergia tra queste importanti istituzioni, appunto la istituzione dei Cantieri Viviani e l'Associazione di Artigiani Presepisti Stabiesi. La sezione dedicata a Viviani è una sorta di sezione a tema. Antonio Sbacchi, maestro artigiano, ha immaginato Raffaele Viviani insieme a Carluccio, indimenticabile figura cittadina, in adorazione nei pressi dell'Arco di San Catello, in adorazione alla Natività. Ancora ispirata dai lavori di Viviani, troviamo Ovic de Guaiun del maestro Antonio De Martino. Quando giocavo a strumbl, a lisci, fiurella, a ciaccia, a mazzepiv, su gioco dei furmel, sti vinta caparitano di figli buona mamma. E mi scordavo, so. Denso di particolari, sembra tratto dai fremi delle poesie di Raffaele Viviani. Sembra chinese un'ora. E mamma ce la fava una minuta e quarta d'ora. Cionché ho fatto cagare. Episcatura del maestro Luigi De Martino. Un gruppo di pescatori e le loro famiglie mentre si preparano per il duro lavoro di pescatore. Se for ma barante va a fare scumbare e a porta soltanto se danno buongiorno. E poi facitemo magnare il maestro Franco Liguori, un'osteria affollata di beoni e di nulla facenti dediti all'ozio. Da vongolella un coppo maccarone, do pesce fritta fatto olio al limone, fora una da... L'ultimo omaggio al poeta è quello di Tiempo belle una volta di Pietro Giordano. Nel quale si ricordano i giardini comunali e la statua di Raffaele Viviani com'erano un tempo. L'esposizione di queste e di altre opere di pari pregio resterà aperta tutti i giorni fino al 6 di gennaio. Sarà una buona occasione per tutti per ammirare i presepi e soprattutto per ricordare uno dei più grandi drammaturghi del Novecento nato a Castellammare di Stabia. Ma è stata l'occasione non solo di fare arte ma anche cultura, quindi entrare nel personaggio Viviani e nei personaggi che ha rappresentato Raffaele Viviani nelle sue poesie e nel suo teatro. Siamo qui questa sera per inaugurare una mostra dedicata naturalmente alla Natività, al presepe, però è una mostra particolare perché per la prima volta ha ricreato delle scene, dei momenti nell'arte dei nostri artigiani, dedicato al nostro illustre concittadino che 130 anni fa nasceva qui a Castellammare, che è Raffaele Viviani. Ecco, lei come cosa ci suggerisce rispetto a questo tipo di iniziativa? Qual è il suo pensiero? Perché? Il presepe non solo esercita un fascino, ha un grande messaggio, sia per chi crede che Gesù
l'oggetto centrale di questa storia, il figlio di Dio, sia per chi si interessa di una tradizione che appartiene alla nostra cultura e all'umanità. Ma quello che riguarda in modo specifico l'interesse nostro del presepe è il collegare un evento del passato con la nostra storia. Allora noi rileggiamo quello che è successo e ci fermiamo a guardare incantati, stupiti, interessati, guardando però la nostra realtà. E allora se questa raccolta vuole recuperare una tradizione locale così elevata culturalmente e socialmente, non può che farci del bene. In un momento in cui la nostra città e la nostra società ha bisogno di un respiro ampio, di una visione allargata, di recuperare la dimensione umana della vita. Oggi ne abbiamo particolarmente bisogno tutti. Noi come credenti vorremmo dare il nostro piccolo ma prezioso contributo perché l'umanità non perda il suo orientamento e recuperi la bellezza della vita. Auguri. Allora, ti ringraziamo, Signore Padre Santo, perché per mezzo della nascita del tuo figlio Gesù nella carne ci consenti di aprire gli occhi, di spalancare i cuori e di rendere la nostra vita più accogliente. Fa che le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre città non si chiudano ai bisogni di chi oggi bussa con forza e chiede di essere accolto e rispettato come fratello e sorella che ha bisogno di solidarietà, fraternità e aiuto. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. E scenda e rimanga per sempre la tua benedizione, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E un libro. Quando nascetani una battalemma era notte pare dirò una poesia dialettale. Di Viviani. O Vic, ossia un Nicoletto della vecchia Napoli che il piccone demolitore va demolendo. Nuve Cariel, case sgarrupate, spurcate e stonacate tutte in mura. Fore botteghe, bollene e pignate, passane voce tutte in natura. E Master Rick, Nanzo Bangariel, batta una mezza sola pallunga. E mentre in casa e a stenno con martello, si mette dentro il orecchio con candà. La fe calore, e musk, e Master Rick. Potete immaginare cos'è stupi. Da una finestra tre camicie spase da signora Crotilde, tre mappine. Apprime e mette in mostra, poi si trase, e lava, e taglia, e passa per bambine. Per non si tira sempre una gallina, è nata puzzuleia d'inda munnezza. Una vecchia sciacque i panni in da natina, e un ciuccio passeia senza capezza. La fe calore, a puzzo, e Master Rick potete immaginare cos'è stupì. Stu Master Rick tenne una mogliera, che chiama una surdata, pieno surdata, da che si sveglia da mattina a sera, fa chiacchiero con tutto vicinato. Nu tup ngop, una 10 trip, scapa su quei papusse a campanella, bestemmi a tutte le sante, fuma a pip, e con una tele sacco per gonnella. Pensando a sta mogliere Master Rick, potete immaginare cos'è stupito. E o figlio Master Rick, strummulil, lui ci scazzato un asa galliscor, è un assassino, un diavolil, da che si sveglio, piangio, strillo, corre. Peppino Sodo, dice o padre, o guarda da sopra l'ende per la fana cera. A gatta zomba, si mocca una sarda, e ha surdato con la scopa fino a sera. A mamma, o figlio, o gatte, Master Rick, potete immaginare cos'è stupic.
Eppure voi pensate che Sarria senza sta gente che stuva Cariello non sarebbe più. Se Murarria fornesse tutto lo spazio, tutto bello. Per non sapere se da sta gallina o fa pazzendo con la moglie e panni spasa, gatto, ciucciatina, se no non sa di niente. Buonasera, sta roppo con la famiglia e Master Rick formano spazio bello e stupido.